Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Vorrei rispondere a una curiosità e una domanda che spesso mi fanno: ma è meglio essere più cicciottelli per cantare bene o più magri? Canta, 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 cantare in libertà. Bene, allora, è meglio essere più in carne o più magrolini per cantare con una voce potente? In realtà anche io pensavo in passato, quando ero più piccolo e non avevo mai studiato, che uno più era possente, più era grosso e più la voce poteva essere potente, invece più era magrolino e più poteva avere una voce più flebile. In realtà non è così, perché noi abbiamo il nostro sistema fonatorio che ormai conosciamo bene, il diaframma, le corde vocali, le cavità di risonanza, che in base proprio alla nostra struttura noi sviluppiamo la nostra vocalità. Che significa che io, se ho le mie corde vocali, che sono più doppie, più spesse, magari sono più lunghe, magari sono più elastiche, eccetera, posso sviluppare una voce più potente rispetto a una persona che ha delle corde vocali magari più sottili e che funzionano magari diversamente rispetto a una voce che ha una proprio struttura più solida. Magari noi pensiamo a Pavarotti, che era piuttosto robusto e aveva una voce potente, ma nella lirica ci sono tantissimi cantanti che hanno comunque un corpo più, diciamo, in forma, tra virgolette, e canta con una voce altrettanto potente, perché dipende proprio dalla nostra struttura, non dalla nostra mole fisica. Nella musica leggera sappiamo benissimo che Giorgia è molto magra, ma ha una voce potentissima, come tanti tanti cantanti. Tiziano Ferro adesso si sta ingrassando un po', eh? Però comunque è magro fondamentalmente. Eros Ramazzotti, ce ne sono tantissimi magri. E allo stesso modo persone più in carne, tipo Lisa Hunt, avete presente la corista di Zucchero? Mamma, stavami l'anima! È cicciotta, però canta benissimo uguale. Quindi non importa se sei più in carne o se sei più in forma fisicamente, l'importante è il nostro strumento, le nostre corde vocali e come soprattutto utilizziamo la voce per cantare. Bene, spero di aver fatto chiarezza su questo punto, è questa domanda che spesso mi fate, e quindi eccovi svelata quella che è la realtà. Ok? Ciao ciao, alla prossima!